Matteo. Franci cara, Beppe caro, allora inizierò delle frasi, voi le proseguirete seguendo il vostro estro. Beppe, uno sceicco ti dice che è disposto a darti 3 milioni di dollari se tu però farai... Il ministro per Berlusconi, no. Risponderai no, no, in quel caso. Franci alle 3 di notte ti chiama la Bellucci e ti dice: ti prego aiutami, insegnami a... A cucire perché non sono capace. Nemmeno io. Sei veramente diplomatica, cara Francesca. Beppe alle 3 ti chiama il direttore di Repubblica, vuole dirti che... Vuole dirmi che ha letto un mio pezzo e gli è piaciuto, volevo andare a Repubblica e dico no, io amo troppo il Corriere e queste robe qua. Tu dici a tutto no, dici comunque. Tutto no. Allora, Franci, diventi per un mese direttrice di Playboy. In copertina scegli di mettere... Solo uomini. Lo so, Playboy, però... Non so che mi fai crollare le vendite. Vabbè, ho capito. Cioè, faccio prendere le vendite, ma... Allora, Beppe, mettendo su Google il tuo nome, scopri che nel mondo esiste un altro Beppe Severgnini. Lo incontri e scopri che... Mi è già successo, scopro che deve avere un'azienda di macchine utensili e fa un lavoro utile. Cioè, davvero? Al contrario tuo, sembravi sottintendere. Quindi dico sì, che bello, esiste, esiste. Non fa parte del 3% che tu, no, a cui tu appartieni insieme ai serial killer. Franci, mettendo su Google, scopri anche tu che c'è un'altra Francesca in Audi. Cosa fa? Cosa fa lei? Sì, scopri che c'è quest'altra donna omonima. La biologa marina, quello che avrei voluto fare io. Per cui una volevi sorta fare di la biologa altre... marina? Sì. Brava, oh. Perché? Con Free Willy, con l'orca assassina anche. Beppe, ti svegli in una stanza d'albergo, sul comodino c'è una borsetta, la apri e scopri che è di Maria Latella. E pensi... Ti ho sbagliato stanza. Ok, hai sbagliato comodino tu, forse. Ho sbagliato stanza. Ah, tu, certo. Francesca, hai un provino con Woody Allen e lui manda fuori tutti, quindi ti dice le dà fastidio se estraggo il clarinetto. Tu pensi? Che vuole farvi una serenata, perché non sarei disposta a pensare nient'altro. L'innocenza è importante. Beppe, Giovanardi vince il Nobel per la fisica, ma quando sale sul podio, afferra il microfono, fa il tuo nome e rivela a tutti che tu e lui... Abbiamo giocato a biglie sulla spiaggia da piccoli, non lo so, spero, questa è l'unica cosa che potrei concedere. Beh, avere questa cosa in comune con Giovanardi...